L'evento si pone ovviamente l'obiettivo di contestualizzare un attimo il fenomeno della violenza nel nostro tessuto sociale e culturale, quindi prendendo spunto da quello che, come tu hai anticipato, sono gli eventi più o meno recenti di cronaca di violenza. Abbiamo ricordato gli eventi legati a Caivano in particolar modo, che hanno veramente scosso la comunità, cioè voglio dire, sono usciti fuori da quelle mura, ma mi viene da dire fortunatamente. Sì, sì, perfetto. Oppure la ragazza, diciamo, di Pozzuoli bruciata viva dal compagno, cioè parliamo di tante realtà, voglio dire, queste sono quelle che vengono in cronaca, ma ce ne sono tante che ovviamente rimangono nel sottobosco, no? Ma che noi conosciamo. L'intento specifico di questa cosa, e ci piace averlo organizzato, diciamo, con un'altra associazione che si occupa di altri aspetti della questione, è proprio quello di dare alle persone, sensibilizzare, diciamo, le persone sugli strumenti sia di tutela giuridica, sia sulla possibilità di cura più efficace per le ferite traumatiche che conseguono ovviamente questi eventi. Particolare attenzione daremo alle vittime ovviamente, ma è interessante che si parlerà anche di chi agisce la violenza, quindi dei violenti, degli abusanti, un'ottica anche qui non solo giuridica ma soprattutto psicologica, e quindi di una possibile cura importantissima per ridimensionare le recidive, diciamo, di questi crimini, di questi reati. In questo caso parliamo dell'MDR. Sì. Sì, infatti in quest'ambito la dottoressa Isabel Fernandez, che è la presidente della nostra associazione, nel corso, diciamo, dell'evento ci parlerà e presenterà il metodo terapeutico dell'MDR, che è una nuova e rivoluzionaria forma di psicoterapia che, utilizzando i movimenti oculari, in realtà risulta essere particolarmente efficace ed efficiente in tutte le patologie conseguenti ad episodi appunto traumatici o stressanti in generale. Ricordiamo l'appuntamento venerdì 10 febbraio 2017 alle 18:30 presso l'Istituto Napoletano di Storia Patria, Maschio Angioino Napoli, evento aperto a tutti, dentro la violenza, aspetti psicologici e giuridici. Vi invitiamo a partecipare per capire, insomma, per cercare di entrare dentro un argomento così delicato da vicino. Poi ci saranno anche delle rappresentazioni teatrali, quindi una cosa, diciamo, non soltanto istituzionale, ma proprio rivolta anche alle persone che vogliono entrare nel problema nonostante non mastichino una determinata terminologia.